collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè, Tenute Marta Rosa. Benvenuti e un cordiale saluto da me che sono Gigi Di Simio ad In Cucina con lo Chef. Noi siamo a Guglionesi, qui nel nostro studio, dove quotidianamente si avvicendano food lovers, food bloggers, semplici amanti, appassionati di cucina, che vengono a preparare delle ricette scelte da loro, che noi abbiamo, diciamo, il piacere, a cui abbiamo dato la possibilità a queste persone di mostrarle al nostro pubblico, a voi che siete a casa. Oggi è mercoledì e oggi sarà con noi un ospite che ha debuttato sabato e giustamente noi gli abbiamo detto: dopo questa prima tua performance necessariamente devi tornare a trovarci. Ci ha ascoltato ed ecco che lo invito a venire nel suo regno qui. Ciao. Salve. Marco Travaglini, ciao. Ciao. Come stai? Salve a tutti. Tutto bene? Tutto a posto. La signora Antonella, ti ringrazio, che tutto detto, ok. Che dice, ragazzi, sono contenti. Dalla tua prima apparizione. Va bene, dice, prosegui amici, perché i colleghi, perché dovete sapere, lo ricordiamo, abbiamo Marco, pur essendo bravissimo in cucina, nella vita fa tutt'altro, perché lavora in un'azienda di un settore all'opposto della ristorazione. Certo, certo. Però nella sua anima questa passione la continua a essere viva e accesa. Va bene, allora, quindi dopo questa brevissima introduzione, diciamo che tu oggi hai scelto per noi e per chi ci segue un piatto, una ricetta che è un secondo primavera di calamari. Sì. Vedo tante cose sul banco, naturalmente ti sei avvantaggiato. Certo, nella preparazione di qualcosa, perché i tempi sono quelli che sono, però comunque spieghiamo tutto, perché agevoliamo chi ha in mente il desiderio, la voglia di prepararsi a casa la tua stessa ricetta, è agevolato dalle nostre, diciamo, immagini e spiegazioni. Allora, primavera di calamari. Purea di fagioli, ecco, che è una allora, semplice questa purea. È una purea di fagioli che Marco ha fatta, già fatta come si tu prepara hai preso in casa, dei borlotti con sedano, coriandolo e cipolla, fatti rosolare, aggiunto l'acqua, giusta acqua per renderli poi. Poi li hai frullati. Li abbiamo frullati ed è venuta fuori questa purea di fagioli. Lì ci sono. Mentre qua abbiamo delle patate, dove adesso effettueremo una purea. Diventeranno di patate anche loro un purea. Sì. Solo bollite in acqua. Bollite in acqua e sale, raggiunta di un goccio di latte per renderli un attimo friabili, diciamo morbidi. Poi, e poi abbiamo un uovo, del pan grattugiato. Questo? Sì. Delle carote, noci di burro, parmigiano, prezzemolo e la materia prima che sarebbero i calamari. I calamari. Poi tu, qui abbiamo, ci siamo preparati, avvantaggiati, creando un fondo di pomodorini, prezzemolo e aglio appena soffritti, dove vi spiegherò a cosa occorre per effettuare la cottura di tutto ciò. Vai, vai, che sono curioso. Allora, anch'io. Ma ci prepariamo subito con la purea di patate. Chiedo scusa se mi potrebbe passare del latte. Certo, eccolo qui, ti do il latte, perché il purè si fa con il latte. Sì, c'è aggiunta di latte, certo. Allora, aggiungiamo un po' di latte nella purea. E tu questo lo andrai a... Adesso lo andiamo a frullare. Ci penso io. Prego. Frulliamo il nostro... le nostre allora, patate. Lo fai direttamente lì? Lo facciamo direttamente qua. Vai. Non parte? Un attimo. Aspetta, questo è il... che si è staccato. Devi sì venire qui, ma... Perfetto. Allora, guarda, mi occupo io di seguirti. Prova. Gentilissimo. Vediamo se... Perfettissimo. Vai, funziona adesso. Allora. Perfetto. Tu, Marco, no, non sei social, nel senso, lo sei in parte. Io lo sono semplicemente tramite una pagina mia personale di Facebook, quindi qualche piatto potete trovarlo, diciamo, potete trovarlo anche quindi sulla... Quindi tu hai una tua pagina Facebook. Perfetto. Che praticamente... È la, diciamo, pagina è la pagina dove io posto le mie idee. Bravissimo, di cucina. Bravissimo. Allora, una volta effettuato la purea di patate, andiamo a comporre il nostro, diciamo, ripieno per i calamari. Questi calamari che tu hai scelto di chiamare primavera. Primavera, bravissimo. Poi vi spiego il perché. Mettiamo un pizzico di sale,
del formaggio. Formaggio grattugiato, parmigiano, sì, reggiano o grana. Perfetto. E adesso lo andiamo un attimo a mescolare, creando una poltiglia. Nel momento in cui avremo bisogno e vediamo che diciamo non si amalgama per bene, ci andiamo ad aggiungere un po' di latte. Ah, anche lì? Sì, in modo da poter... Ecco qua. Ti occorre un po' mi di latte? Mi occorre un goccio di latte. L'abbiamo appena aperto, io l'ho riposizionato sì, lì. Prego. Guarda, mi dici vai, tu. Gigi. Benissimo, grazie. Prego, perfetto. Adesso, una volta che abbiamo creato la poltiglia giusta, con la densità che riteniamo opportuno che essa sia, non c'è bisogno per forza di avere un, Marco, una maschera, bravissimo, una maschera perfetta, quindi ognuno di noi a casa un ripieno l'abbiamo diciamo fatto, no? Sì. Adesso ci aggiungiamo due foglioline di... Sposto il purè perché ci impalla la telecamera. Perfetto, ci aggiungiamo due foglioline di prezzemolo, giusto per creare il colore verde, che ci serve, che poi vi spiego quanto una volta tagliamo i nostri calamari. Niente, adesso prendiamo la nostra, diciamo, parte iniziale, i ricci del calamaro lo mettiamo nella padella dove precedentemente abbiamo fatto soffriggere i pomodorini. Sì, io tolgo l'uovo che tu hai rotto. Vieni. Perfettissimo. Faccio così. Ottima assistenza. Beh, insomma, ormai... diciamo che allora facciamo il nostro ripieno, riempiamo i nostri calamari. Una volta che vediamo diciamo che il ripieno è arrivato diciamo nella giusta consistenza del calamaro, non forziamo, perché poi altrimenti durante la cottura rischiamo di romperli. Non abbiamo detto che gli stuzzicadenti, i denti sono fondamentali per chiudere il nostro calamaro, giusto facendo una piccola cucitura. I blocchi li blocchiamo in questo modo, non esce niente, li appoggiamo in padella. Quindi ne fai un paio, Marco? Sì, ne facciamo un paio. Ne abbiamo fatto uno ripieno semplicemente con il pane grattugiato e adesso cambiamo un attimo la realtà del ripieno per creare un sapore diciamo diverso, più dolciastro, no? Cosa facciamo? All'interno del nostro calamaro ci andiamo a posizionare un listello della carota in questo modo. Caspita. Cosa serve? Nel momento in cui noi abbiamo effettuato la cottura, sì, quando andiamo a tagliare il medaglione del calamaro, ci viene fuori questo tocco di rosso che sarebbe la carota, per creare, come dirvi, una semplice coreografia del piatto. Ho capito. Quindi mettiamo su la nostra... Allora, adesso devi far ripartire il nostro il piano tutto. Cottura. Allora, il nostro piano è partito e tu hai messo a cucinare i nostri nella calamari base ripieni, di pomodorini, il calamaro ripieno, che lasciamo cucinare per qualche minuto, un attimo di orare, un attimo di intensificarsi. Va bene, allora la prima fase è terminata. Sì. Noi diciamo andiamo in pubblicità, torniamo subito, non andate via, Marco e Gigi ritornano immediatamente e non dimenticate che i fornelli ad In Cucina con lo Chef non si spengono mai. Mai, a tra poco. Marco, quindi, allora cosa adesso, c'è qui? Tu hai lavorato. Una volta che abbiamo cucinato i nostri calamari ripieni, li abbiamo affettati. Adesso li andiamo a impiattare. Cosa facciamo? Visto che l'abbiamo chiamato piatto di primavera. Sì, infatti, è primavera di calamari. Di calamari, facciamo un fondo di fagioli, la purea di fagioli. Aspetta, io sposto questo così i nostri calamari... Creiamo questo fondo di fagioli. Questa è la purea di fagioli che tu ti eri preparato prima, semplicissima. Sì.
aglio, cipolla, no, sedano, aglio, carota e cipolla, carota. Poi mettiamo su la nostra purea di patate. Ti serve ancora questo? No. Lo spostiamo. Ah, vedi, bicolore. Sì, creiamo questo, diciamo, letto. Letto come primavera, i fagioli facciamo il terreno. Ah, ecco. Con la patata facciamo, diciamo, il resto dell'orizzonte. Quindi Marco Travaglini, nostro ospite oggi e per altre puntate lo vedremo, lo vedrete ancora con noi, qua. Si dedica anche all'aspetto, cioè, un coreografo estetico, del piatto. Coreografico. E adesso andiamo a mettere i calamari. Vai. Il calamaro come lo mettiamo? Creiamo un albero rompendo il listello del calamaro con le mani. Sì. In questo modo, e creiamo le sorte di rami, no? Ah, Marco, io ti faccio vedere. Vedi? Creiamo così i nostri rametti. Hai delle idee. Quindi, questo non è proprio una ricetta veloce perché ha delle fasi. Ci vuole cimentare, insomma, a casa ci vuole un po' di tempo, però alla fine lo riesci a fare tranquillamente. Non è difficilissimo, però ecco qua, sciocchi anche chi. Sì, giusto per dare un motivo anche alla cucina, presentare il piatto in un certo modo. Qui c'è sempre anche il fondo che poi andiamo a utilizzare. Diciamo che questo è tipo un albero della vita, no? Sì, sì. Quindi il ripieno, non ecco lo adoro. Il ripieno, adesso cosa andiamo a fare? Il frutto. Ah. Dove vi dicevo prima, ecco dove va a fare la sua figura la carotina. Si vede il colore. Il colore, il verde, il rosso. E andiamo a mettere la parte del ripieno, diciamo, su le parti, diciamo, del ramo. Diciamo il frutto di questo albero. Sì, sì. Con il ripieno. Bellissimo. Una volta creato il ripieno, prendiamo i ricci del calamaro, li andiamo a posizionare da questa parte, in questo modo, in modo da creare, diciamo, la nostra, il nostro diciamo fondo di questo albero. Guarda cosa faccio io, perché bravissimo, riesco. Grazie. Un sì, po'. Sì, perché sai, ecco. Adesso, una volta fatto questo, ci andiamo a colare su i nostri pomodorini, da creare come un, diciamo, dei ribes di frutta. Insomma, tu hai immaginato un albero. Un albero, e l'abbiamo ricreato in questo modo. Adesso prendiamo l'olio, lo facciamo colare su al nostro ripieno. Bellissimo. Molto creativo il nostro amico Marco, veramente. Andiamo ad aggiustare le nostre parti che. Tu Marco, diciamo, devi guardare sempre là, però. Là ed guardare. Ecco che sì, è concluso. Devi guardare sempre sì, là quando. Ed è concluso il nostro piatto. Un po' di verde. Perfetto. Ecco qui. È pronto? Quindi il nostro piatto. Per agevolare le telecamere, io lo posiziono qui, così si vede. Eccolo qui. Questo è l'albero di primavera. La primavera di calamari. Di Marco Travaglini. Ciao Marco, stammi bene. Ci vediamo prossimo. Torna a trovarci. Ciao da Gigi Di Simi. Arrivederci. Con lo chef. Ciao. Ciao. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè.
Tenute Marta Rosa.